Bene ragazzi, mi è andata male perché ho premuto rec ma la telecamera non ha registrato il video, quindi mi tocca rifarlo. Abbiate pazienza se mi trovate un po' a... Bene ragazzi, dai, allora, benvenuti o bentornati nel mio canale Mister Rio. Oggi siamo qui ragazzi per parlare di un problema comune in molti acquari piantumati, ossia le alghe barba nera o blackbird algae. Parliamo oggi delle BBA. Raccomando ragazzi, il canale va avanti solo grazie a voi che vi iscrivete, che lasciate like e che commentate, quindi a voi non costa assolutamente nulla, ma iscrivetevi al canale, lasciate like e interagite con il canale in modo tale da riuscire ad andare avanti con questo programma di divulgazione scientifica degli acquari. Ma dai ragazzi, andiamo avanti. Dicevamo, le BBA. Queste alghe possono essere fastidiose e difficili da gestire, ma capire cosa le causa è il primo passo per eliminarle. Nel video di oggi ragazzi vedremo perché le BBA si attaccano alle piante, come prevenirla e soprattutto come sbarazzarcene in maniera efficace. Queste alghe è un tipo di alga che appartiene al genere Audouniella e può crescere sia in acquari d'acqua dolce che salata. Si presenta come piccoli ciuffi di peli neri o rossastri che crescono principalmente su foglie di piante, legni e decorazioni. Spesso nelle zone con maggior flusso d'acqua possiamo anche incontrarle. Le alghe barba nera sono notoriamente resistenti e possono crescere fino a 1 centimetro di lunghezza. Ma perché le BBA si attaccano alle foglie delle piante? Uno dei motivi per cui questa tipologia di alga preferisce i bordi delle foglie è legato alla biochimica delle piante acquatiche. Durante la fotosintesi, le piante producono zuccheri, carboidrati e altri metaboliti. Alcune di queste sostanze vengono espulse attraverso le foglie e le alghe barba nera ne traggono un nutrimento. Quando una pianta è sotto stress, ad esempio a causa di un recente trapianto o di una carenza di CO2, tende a rilasciare una quantità maggiore di queste sostanze organiche, diventando una facile preda per le alghe. Le foglie più vecchie delle piante sono particolarmente vulnerabili perché rilasciano più nutrienti e la pianta le difende meno rispetto alle foglie più giovani. Ecco perché le BBA si vedono più spesso attaccate alle foglie più vecchie. Ma parliamo adesso dei fattori di stress che favoriscono le BBA. Ci sono diversi fattori che possono portare alla crescita incontrollata di queste alghe e dobbiamo andare a ricercarla sullo stress che noi causiamo alle piante. Andiamo ad elencarli quindi. Allora ragazzi, 1. Fluttuazioni nei livelli CO2. Quando la CO2 nel tuo acquario non è stabile, le piante si stressano e diventano più suscettibili alle alghe. Personalmente sconsiglio, soprattutto se sei un neofita, l'utilizzo dell'elettrovalvola. L'elettrovalvola può, andando ad aprire e chiudere durante la luce e la sera, può causare degli sbalzi pH e degli sbalzi di CO2 talmente repentini che potrebbe far precipitare i micro, potrebbe andare a scassarti talmente tanto le balle del pH che le piante ne potrebbero davvero soffrire, favorendo quindi la crescita delle alghe. Quindi personalmente io sono della sponda senza elettrovalvola. Alti livelli di scarti organici. Un'acqua sporca e ricca di detriti favorisce la proliferazione delle BBA, ma anche di tutte le alghe, soprattutto su decorazioni e legni. Mi raccomando ragazzi, questo cosa significa? Significa che siete dei zozzoni, che bisogna cambiare di più spesso l'acqua, significa che avete magari dei pesci che sporcano tanto, ma siamo i classici guppi che potrebbero, magari ne avete presi 2 o 3 e sono diventati 1 milione e quindi le loro cacche vanno a sporcare effettivamente tutto. E noi quindi dobbiamo con un sifone andare a recuperare tutta questa sporcizia dal fondo dell'acquario. Io solitamente quando vedo BBA in un acquario c'è il fondo sporco, vado subito a controllare il fondo perché il fondo è 99% arriva da lì. Un altro fattore sono cambiamenti drastici nell'ambiente dell'acquario. Trasferire o spostare presso le piante, trasferire le rocce, modificare qui, modificare là, può causare stress alle piante, rendendole vulnerabili quindi alle alghe. Ma adesso che abbiamo un po' chiara queste cose, andiamo a parlare di prevenzione e cura delle alghe BBA. 1.
stabilizziamo i livelli di CO2. Assicuriamoci quindi che l'iniezione di CO2 nel tuo acquario sia costante. Le fluttuazioni sono una delle cause principali della comparsa dei BBA. Se puoi, aumenta leggermente i livelli di CO2 per rendere l'ambiente più stabile e difficile per la crescita delle alghe. 3. Ridurre il flusso dell'acqua. In molte vasche un flusso troppo forte favorisce la crescita delle BBA, specialmente sulle superfici dure come legno e pietre. Prova a ridistribuire il flusso dell'acqua o a ridurlo per cercare di creare un ambiente meno favorevole alle alghe. Poi andremo a migliorare la manutenzione del nostro acquario. Rimuoviamo regolarmente le foglie vecchie e quelle deteriorate dalle piante. Questo aiuta a prevenire l'accumulo di sostanze organiche che alimentano le BBA. Allo stesso tempo aspira il substrato per eliminare i detriti che si accumulano nel fondo della vasca. Parliamo adesso dei modi che diciamo un po' più aggressivi per toglierci di quando abbiamo questo problema, magari questo problema che è diventato un po' grosso. Allora, innanzitutto evitiamo di andare a prendere alghicidi. Gli alghicidi possono essere una bacchetta magica in una situazione disperata, ma cerchiamo di invece capire qual è il problema e di andare a risolverlo alla radice. In questo modo il nostro acquario sarà molto più stabile. Parliamo quindi di gluteraldeide e acqua ossigenata. Sono dei prodotti che possono essere applicati direttamente sulle BBA con una siringa per bloccarne la diffusione e anche ucciderle direttamente sul luogo. Quindi cosa fate? Andate a prelevare la quantità di gluteraldeide e di acqua ossigenata. Ragazzi, vi ricordo che ho fatto il video apposta riguardo sull'acqua ossigenata, quindi andate a ripescare sul canale, nel caso lo lascio qui sopra se mi ricordo. Ma di solito non mi ricordo. Ma comunque, andando a prendere la quantità corretta e andando a spruzzare direttamente sulle alghe a filtro spento, vedremo dopo 10-15 minuti queste bollicine e avremo letteralmente fritto le nostre alghe. E a quel punto lì saranno diventate buone per tutti gli animali detrivori, come per esempio le caridine. Vediamo che cosa non fare. Un altro errore comune è cercare di affidarsi solo ai pesci che si nutrono di alghe, come il siamensis, i mollis, come gli ancistrus, che io non capirò mai le persone che prendono gli ancistrus. Probabilmente lì sono qualche venditore scellerato che vende questi ancistrus perché dice mangia le alghe. Non è questo il modo di aggiustare un acquario, ragazzi. Anche se questi pesci possono dare una mano, non sono mai una soluzione completa. È fondamentale affrontare le cause alla radice, come le fluttuazioni di CO2 e l'accumulo di scarti organici, piuttosto che aspettarsi che i pesci risolvano il problema da soli. Quindi, ragazzi, in conclusione, la chiave per gestire le BBA è mantenere un acquario stabile e pulito, ridurre lo stress alle piante, stabilizzare la CO2 e mantenere un flusso d'acqua adeguato per fare una grande differenza nella lotta contro queste alghe molto molto fastidiose. Ragazzi, se avete trovato utile questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e per non perdervi nessun altro consiglio sull'acquariofilia, attivate la campanellina in modo tale che il YouTube vi possa notificare il prossimo video. Dai ragazzi, al prossimo, ciao!